Come sapete, ascoltatori, noi seguiamo la vicenda del Santa Lucia giorno dopo giorno. Perché? Perché lo riteniamo un dovere, lo riteniamo un dovere, va bene? Allora, purtroppo la vicenda che sembrava essere giunta a soluzione è tutt'altro, è in alto mare. Ieri, per esempio, una ulteriore protesta ha bloccato la Colombo. Noi oggi siamo stati sommersi da segnalazioni, da sms, di disagio, anche di veramente di inquietudine. Ecco, allora questa mattina noi abbiamo mandato in loco il nostro Emiliano Di Nardo che ci relaziona in merito. Emiliano, buongiorno. Buongiorno a te Marcello, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qui all'interno della Fondazione Santa Lucia con il direttore generale, il dottor Amodio, al quale do il benvenuto sulle frequenze di Radio Yes. Direttore, allora, qual è la situazione in cui versa il Santa Lucia? La situazione è una situazione molto complicata e molto critica, perché da vari anni la Regione Lazio ci corrisponde un importo di finanziamento annuale insufficiente e inferiore di più del 30% alle nostre spese reali. Questo è stato anche confermato dal Consiglio di Stato, che l'anno scorso ha annullato le tariffe ospedaliere della riabilitazione perché sono basate sui rimborsi dei costi per il 1994, quindi risalgono a una rilevazione di costi di spesa di 17 anni fa. Noi abbiamo rappresentato tante volte queste cose alla Regione con la precedente giunta e anche con questa nuova. Dobbiamo dire che purtroppo questa nuova amministrazione, da quando si è insediata, i problemi già gravi li ha ulteriormente peggiorati, malgrado le promesse fatte in campagna elettorale. Noi siamo arrivati a una situazione estremamente complessa, perché oltretutto quella parte insufficiente che la Regione Lazio ci riconosce dei nostri costi la versa molto estemporaneamente, senza una regola, non rispetta neanche i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi disposti dal Tribunale, e oltretutto, oltre a non rispettare le leggi, questa disposizione anche del Consiglio di Stato, ci sono anche altre ordinanze del Consiglio del TAR che non vengono eseguite dalla Regione Lazio. Noi ci troviamo veramente in una grossa difficoltà, perché non possiamo procedere a tutti i pagamenti, poiché la rimessa che ci viene inviata dalla Regione copre sì e no il 60% dei costi. Abbiamo firmato due accordi con la Regione, il 7 aprile e il 25 di maggio, con i quali si era individuato un percorso progressivo in cui arrivare a una soluzione dei nostri problemi. Questo percorso o non è stato seguito o è stato addirittura cambiato. Quello che avevano assicurato di pagare in pochi giorni, dopo due mesi e mezzo, tre, ancora non c'è stato versato, e la Regione Lazio continua a dire ai comunicati da Polverini che lei ha fatto tutto quello che poteva per la Santa Lucia, però questo è pressoché vicino allo zero quello che ha fatto. Le cifre che forniscono non sono reali. Noi su questo, come su altri punti, vorremmo un confronto pubblico con l'amministrazione regionale, un confronto da farsi in presenza dei sindacati, dell'utenza, della cittadinanza, perché questa è una situazione che non può andare. Non si possono diffondere leggende metropolitane su Santa Lucia, che viene progressivamente asfissiato da quello che la Regione sta facendo. A quanto ammonta il credito verso la Regione? Noi abbiamo circa 93 milioni di euro da riscuotere dalla Regione, di questi una parte sono decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi, che non possono essere più annullati e che sono lì da più di due mesi, e anche questi la Regione Lazio non li sta pagando. La Regione Lazio non si sta muovendo, non sta versando quello che deve al Santa Lucia. Se continuasse questa situazione, quanto rimane di tempo per tenere in vita il Santa Lucia? Guardi, noi non lo sappiamo, perché non stiamo pagando fornitori e altre cose, quindi c'è bisogno di un intervento della Regione Lazio immediato, perlomeno in attesa di arrivare a soluzioni più complete, che tamponi questa situazione, perché questa noi non possiamo tenerla, non possiamo continuare con questo sistema, è al di fuori del nostro controllo. Poi l'esposizione del Santa Lucia al momento è verso i fornitori e non verso i dipendenti, no? Mi conferma che i dipendenti, sì, comunque vengono pagati verso regolarmente? Verso i fornitori e verso le banche, ovviamente.
con le banche abbiamo un notevole importo che ci è stato anticipato, che dobbiamo restituire, e poi con i fornitori noi abbiamo avuto anche preavvisi dalla CEA e dal gas per gli stacchi delle utenze, perché non stiamo pagando le fatture, quindi c'è purtroppo anche questo rischio, insomma. C'è un effetto domino praticamente che si sta protraendo. Sì, esattamente. Marcello, domande per il direttore generale? Io intanto saluto il dottor Amadio, buongiorno dottor Amadio. Anch'io saluto, grazie. Io le devo dire che sono sconcertato, le dirò, sono anche abbastanza mortificato come persona, proprio come italiano a questo punto, neanche più proprio un fatto regionale. Io voglio ricordare a chi ci sta ascoltando, l'ho detto più di una volta, lo ripeto, il Santa Lucia non può essere relegato in termini di considerazione alla stregua di altri nosocomi, perché il Santa Lucia ha delle eccellenze, ha delle specificità, uno, che raccolgono le istanze più o meno del centro-sud, due, che non hanno altri nosocomi. Io voglio parlare dell'eccellenza del reparto rianimativo del Santa Lucia, ancorché di tutto quello che è scientificamente in avanguardia all'interno del nosocomio stesso. Tutto questo non è da salvaguardare per il patrimonio Santa Lucia, no, tutto questo è da salvaguardare per le esigenze che abbiamo noi italiani e che al Santa Lucia vediamo risolte. Allora, se non si è ancora capito questo e se continua questo macabro balletto, questo è un macabro balletto non responsabilità, io credo che prima o poi accadranno cose importanti, perché come lo si deve dire? Dico, ma l'avete sentito il dottor Amadio? Il dottor Amadio ha parlato di un rischio interruzione utenze con Enel, rischio interruzione utenze con altri servizi primari, rischio interruzione forniture, perché quando noi sentiamo che vengono pagati gli impiegati del Santa Lucia, uno potrebbe pensare, ah però li no, e lì se non arrivano tutto ciò che i generi che necessitano il Santa Lucia per accudire noi, perché la finalità è questa, cioè il Santa Lucia non fa economia propria, non è un'azienda che fa profitto, la missione del Santa Lucia è l'assistenza delle specificità relative a noi. Allora, è ovvio che il criterio dovrebbe essere tutto un altro, perché se al Santa Lucia le forniture non gli arrivano più, e qui intendiamo forniture atte alla cura dei pazienti, se il Santa Lucia chiude, noi moriamo. Questo è un assioma talmente semplice che ancora però non è considerato da chi dovrebbe. Allora, caro dottor Amadio, io ho letto e sono stato confortato anche da vostre testimonianze che la Polverini vi ha garantito un ulteriore incontro, vi ha garantito un'ulteriore cura del problema. Invece lei mi conferma che a tutt'oggi nulla è in essere. E questo incontro che ci sarà mercoledì era previsto nell'accordo del 7 aprile, insieme con altre misure per arrivare progressivamente ad alleggerire la pesantezza della situazione finanziaria della Santa Lucia. Nessuno dei provvedimenti, dei punti indicati del 7 aprile è stato portato avanti in una maniera soddisfacente. Adesso c'è questa riunione, ma è chiaro che essendosi ulteriormente aggravata la situazione della fondazione, la regione deve intervenire perlomeno per tamponare la situazione. Poi agli altri, agli incontri, noi siamo stati sempre disponibili e siamo disponibili a parlare, premesso che le cose che noi diciamo vogliamo anche che vengano verificate, la nostra contabilità venga verificata, venga un attimo validato quello che noi diciamo, perché non dobbiamo fare la trattativa del mercato delle mucche. Ecco, ecco, a tal proposito, aspetti, le cose previste dalla legge che possiamo documentare. Ecco, a tal proposito, dottor Amadio, quella che una gestione diretta pubblica della regione di una USL costerebbe, quindi meno di una metà di quello che è il costo di un che sarebbe in una USL o in un ospedale a gestione pubblica diretta. E le chiedo, dottor Amadio, in merito la Polverini ha dichiarato: incontrerò personalmente Fazio e lo inviterò a vedere insieme a me i rappresentanti della struttura che è di eccellenza, ma che deve rispondere
rispondere a dei criteri di legge. Quali sono questi criteri di legge a cui si riferisce? Dice la signora dottoressa Polverini, adesso l'ha già detto il 25 maggio. Poi il problema è anche che i requisiti di legge a cui dobbiamo rispondere sono quelli dell'eccellenza. Il problema è che la Regione Lazio si vuole inquadrare come una casa di cura, qui che non andiamo bene. Ah, ecco. Vuole applicare a una struttura che è specialistica, come giustamente diceva lei, conosciuta in tutta Italia, anche fuori d'Italia, che alcuni anni fa il Corriere della Sera, quando ha fatto la classifica delle varie branche degli ospedali, ci ha posto, pur essendo noi una struttura di riabilitazione, quindi post acuti, al 10° posto tra i migliori ospedali d'Italia per la neurologia. Quindi non ci può catalogare la Regione Lazio o inserirci nella normativa che riguarda le case di cura. D'accordo, continueremo a seguire questa vicenda, dottor Amadio, siamo al vostro fianco, lei consideri qualunque cosa noi si possa fare, siamo disponibili. La ringrazio molto. Ecco, buon lavoro e a presto, dottor Amadio.